Amici telespettatori, ben ritrovati come sempre al nostro appuntamento settimanale di approfondimento con fatti e commenti. Con me, come sempre, Gaetano Alaimo, grazie Gaetano Grazie a te, come al solito. della collaborazione, e quest'oggi parleremo di un evento che caratterizzerà la città di Viterbo, diciamo per ora la città di Viterbo, vale a dire un raduno dei camperisti che si svolgerà appunto a Viterbo in due fasi, il 24 e il 26 di febbraio e il 2 e il 4 di marzo. E i nostri ospiti abbiamo in collegamento diretto il vice sindaco del comune di Viterbo, Enrico Contardo. Vice sindaco, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Grazie. Buonasera. E qui in studio abbiamo con noi Letizia Pisquizzi, che è appunto l'organizzatore di questo evento. E lo vedremo, si presenterà appunto come organizzatore e collaboratrice di Plein Air, appunto che è la rivista leader appunto dedicata alla vita all'aria aperta, quindi al mondo dei camperisti. Abbiamo poi la dottoressa Tatiana Rovidotti, Buonasera. archeologa. Buonasera, Buonasera. grazie della partecipazione, che fa parte appunto di Archeotuscia, che è il partner autorevole di questa iniziativa. E poi abbiamo con noi Andrea Marcosano, che è il consigliere delegato al turismo appunto del comune di Viterbo. Ben ritrovati telespettatori di Teleradio Orte e Grazie. un saluto ai visitatori di Gnutuscia. Io ringrazio a nome di Gnutuscia. Grazie, ecco, partiamo subito con il vice sindaco Contardo, e al quale domandiamo, dopo purtroppo, ecco, gli eventi un po' della neve, che prima appunto è stata una bella sorpresa e poi purtroppo appunto ha lasciato degli strascichi, come la città di Viterbo si sta preparando a questa importante iniziativa che un po' dà il via alle attività, diciamo, primaverili tra l'inverno un po' e la primavera. Beh, la neve è stata una bella sorpresa, purtroppo molto costosa per le casse del Comune di Viterbo. Relativamente a questo appuntamento siamo molto felici di poter ospitare questo raduno in due fasi. La nostra città, la nostra provincia offre ovviamente degli spunti turistici veramente interessanti. Relativamente allo specifico, ai camperisti, anche in passato all'interno del Consiglio Comunale avevamo presentato delle mozioni che tenevano a far realizzare nella città di Viterbo un'area per la sosta camper per almeno 100 camper. Mi ricordo che eravamo riusciti a far stanziare 100.000 euro che purtroppo al momento delle dimissioni dell'allora sindaco Gabbianelli furono tolte dal commissario prefettizio e che non siamo ancora riusciti a recuperare. E comunque i progetti ci sono per sequestrare camper per lo scarico il carico dell'acqua. Cercheremo quanto prima di poter riuscire a realizzare quest'opera. Relativamente alla manifestazione vera e propria, io ringrazio il consigliere Marcosano che ha seguito tutto questo progetto dall'inizio alla fine. Sicuramente è un'ottima occasione per il turismo e la città di Viterbo. Grazie, sì, Gaetano. Sì, vice sindaco, buonasera. Buonasera. Buonasera, io parlerei di una manifestazione che si parla di sport, ma è di per sé un'attrazione turistica unica per Viterbo, che è Viterbo Città Europea dello Sport. Sono state ufficializzate, se non mi sbaglio, le manifestazioni e si sta lavorando alacremente in queste ore. Qual è il bilancio e soprattutto come si prepara Viterbo a questo evento? Ah, bene, guarda, noi domani mattina avremo la giornata inaugurale, la manifestazione inaugurale di Viterbo Città Europea dello Sport, dove saranno presenti ovviamente tutte le associazioni che presentano le varie manifestazioni, che sono di più delle 67 che avevamo preventivato, credo che siamo arrivati circa 80. Oggi abbiamo avuto l'inizio di una delle manifestazioni principali, che è il trofeo di carnevale di nuoto alla piscina comunale. L'Arus è stata una manifestazione, è stata ed è ancora una manifestazione veramente bella, dove ci sono 1.000 atleti iscritti che parteciperanno a queste gare, campioni del nuoto mondiale. Oggi ha corso Alessia Filippi che ha vinto la gara degli 800 metri stile libero. Pertanto manifestazioni interessanti che credo che possano portare anche loro del turismo sicuramente nella nostra città.
Partirei subito adesso un po' come biglietto da visita per dare un po' il carattere di questa iniziativa dall'archeologa, dalla dottoressa Tatiana Rovidotti. Ecco, come Archeotuscia, come organizzazione generale, si pone per la valorizzazione del patrimonio? Sappiamo un patrimonio molto ricco, anche se diciamo un po' sconosciuto ai più, sia della città di Viterbo che anche dell'intero comprensorio, diciamo, della Tuscia viterbese. Allora, Archeotuscia è un'associazione che ha iniziato veramente a formarsi dal 2005, quindi sono tantissimi anni che opera sul territorio. E il suo scopo è quello proprio della valorizzazione e tutela del nostro patrimonio, di tutta la Tuscia, in quanto vorrebbe far sì che Viterbo possa diventare il capoluogo della Tuscia, perché anticamente noi sappiamo appunto che era la terra degli Etruschi, zona quindi importantissima dove le testimonianze archeologiche, non soltanto etrusche ma anche romane e di altro periodo storico, caratterizzano il nostro territorio. E quindi nell'evento ci sarà grande importanza per la città, quindi saranno ben 3 itinerari che saranno sviluppati, ma naturalmente tutto il territorio di Viterbo, quindi da Caprarola con Palazzo Farnese, ma soprattutto Orte, splendida città per quanto riguarda i sotterranei, quindi tutte le novità anche che stanno venendo fuori con i sotterranei di Orte, il bellissimo porto romano di Seripola, per parlare di Tarquinia come città etrusca campione e Tuscania per le bellissime chiese romaniche e così via. E quindi diciamo, come gruppo, come archeologo ma anche come guida, insieme ad altro gruppo di guide, ci muoviamo proprio sul territorio per far conoscere al meglio questo patrimonio straordinario che noi abbiamo. Grazie. Io al consigliere comunale delegato al turismo Marco Sano chiederei una domanda più generale su come ultimamente l'amministrazione si sta muovendo nel settore turistico, quindi ci sono tante iniziative, il lavoro di coordinamento sappiamo che è fatto da lei, qual è la difficoltà e soprattutto quali sono le manifestazioni che hanno reso di più in termini di risultato? Dunque, la politica della nostra amministrazione è quella della destagionalizzazione, questo ormai è il nostro diciamo così motto, quindi cerchiamo di coprire i 12 mesi dell'anno attraverso una serie di manifestazioni che vanno evidentemente a collocarsi anche nei periodi specifici dell'anno. Ecco, il discorso dei camperisti è un'iniziativa sicuramente unica, nuova per il comune di Viterbo. Il primo grande raduno nazionale curato direttamente anche dal Premier con la dottoressa Visquizzi. È una scommessa, ovviamente con mille difficoltà organizzative, perché comunque vogliamo presentarci al grande pubblico dei camperisti con tutte le carte in regola. Cercheremo di fare il nostro meglio, sappiamo che è la prima, e con tutte quelle che sono state difficoltà, ma ci saranno sarà ovviamente la prima di una lunga serie. Ringrazio tutti gli attori che stanno collaborando per l'organizzazione di questo evento, le associazioni di categoria, la provincia, la regione, la Camera di Commercio, che si sono riuniti intorno ad un tavolo e che, al di là di quello che può essere l'aspetto organizzativo di questo evento, abbiamo scoperto che mettersi intorno a un tavolo e creare delle sinergie può essere interessante non soltanto per questa iniziativa, ma per tante altre iniziative che vorremmo intraprendere insieme. Bene, ecco, la dottoressa Visquizzi, ricordiamo che un po' lei è l'ideatrice di questo incontro e che viene definito Viterbo il salotto della Tuscia. Ecco, una domanda un po' articolata vorrei fare. In primo luogo, che tipo di turismo pone in essere l'equipaggio del camper, il cosiddetto camperista? E poi la pregherei anche di farci un po' un quadro della tipologia, del tipo, ecco, di turismo che viene praticato e soprattutto cosa della provincia di Viterbo e un po' delle caratteristiche, ecco, della nostra regione, la regione Lazio, ha colpito questo tipo particolare di turista. Beh, intanto diciamo che la Tuscia, proprio perché è poco conosciuta ed è anche sufficientemente curata dal punto di vista ambientale, risponde pienamente a quelle che sono le caratteristiche dell'equipaggio dei camper classico, cioè un ambiente verde dove può avere un incontro tra la cultura, come diceva la dottoressa Rovidotti, e anche quella che è la natura che la circonda, perché non dimentichiamo
dimentichiamoci che la Tuscia è a vocazione agricola come zona del Lazio, quindi è abbastanza importante da questo punto di vista. I camperisti vogliono dei luoghi tranquilli dove viaggiare, dove sostare, non vogliono stare al centro delle città perché non amano la confusione, vogliono luoghi Formati di rispetto, sorvegliati, se ma vuoi, sono di molto rispetto rispettosi, verso. devo dire, tant'è che ho fatto personalmente la richiesta al sindaco di dare i secchi della differenziata perché loro vogliono fare la differenziata quando arrivano, esattamente come a casa loro, rispettano l'ambiente, rispettano le regole della città ed è diciamo un turismo anche abbastanza ideale perché loro il camper e il loro albergo se lo portano dietro, dopodiché se lo portano via, non lasciano nulla, comprano ciò che serve e utilizzano i servizi delle città, tant'è che devo ringraziare molto sia Marcusano che il sindaco che la giunta che si è messa insieme a realizzare il progetto che gli ho proposto, proprio perché è un gran lavoro, per la prima volta soprattutto perché è un impatto anche emotivo notevole, devo dire, mettere insieme tante persone è un lavoro gigantesco, anzi Archeotuscia devo dire è stata straordinaria da questo punto di vista perché effettivamente loro hanno bisogno del turismo per vivere, perché del resto quando scoprono queste meravigliose realtà del passato ci deve essere anche qualcuno che le va a visitare, quindi formare dei gruppi e portarli a vedere Viterbo, anzi questa è una grande fortuna devo dire, Viterbo racchiude nelle sue mura praticamente l'essenza di quella che è tutta la sua storia e poi nei dintorni tutto il resto dell'antichità. E il camperista diciamo che si troverà benissimo anche perché parcheggerà neanche 2 chilometri dalla città, il sindaco ci ha fornito di navette per lo spostamento all'interno, quindi nessun problema da questo punto di vista. Visiteranno a tappe i luoghi che sono stati già individuati da Archeotuscia e sosteranno nelle botteghe del gusto che sono state scelte poi dai vari enti e approfitteranno dei sapori della Tuscia, che è quello lo fa anche il gusto del viaggiare. Esattamente. Io semplicemente alla dottoressa Rovidotti vorrei chiedere se il lavoro che voi portate avanti, penso quotidianamente, come si svolge in maniera, se possiamo spiegarlo ai telespettatori, cioè qual è il tipo di lavoro maggiormente che voi fate sul territorio e quello che fate anche periodicamente? Allora, Archeotuscia si muove essenzialmente innanzitutto con delle ricognizioni, con delle segnalazioni alla sovrintendenza, al comune, alla provincia per tutto quello che riguarda la salvaguardia del territorio. Quindi laddove nelle ricognizioni, nelle passeggiate vengono ritrovati dei reperti archeologici o si vedono appunto delle strutture fatiscenti, vengono immediatamente segnalate proprio perché la finalità è la tutela e la salvaguardia. Poi naturalmente si muove dal punto di vista culturale, soprattutto con delle conferenze, dei seminari come questa sera si sta svolgendo presso la prefettura della città di Viterbo e naturalmente portando avanti dei progetti anche a livello non soltanto locale ma nazionale, in modo tale da far sviluppare e far crescere Viterbo come territorio e la Tuscia in generale. Ecco, al consigliere Marcosano, diciamo un po' un motivo dominante che noi abbiamo sempre un po' trattato nelle nostre iniziative e so che è poi una particolarità, una passione particolare anche per lei. Ecco, come la provincia e soprattutto la città di Viterbo, lo diceva anche la dottoressa Pisquizzi, può dare al visitatore questo unicum tra un ambiente incontaminato e soprattutto un insieme di sapori, di emozioni e che appunto ad esempio un quartiere come quello di San Pellegrino, un quartiere medievale, riesce a dare in modo così diretto. Ma Viterbo per sua natura, per sua caratteristica lo farà in maniera assolutamente naturale, proprio perché la nostra vocazione, come diceva la dottoressa Pisquizio, è una vocazione agricola. Noi siamo dotati naturalmente di una serie di attrazioni turistiche che vanno dal paesaggio, vanno dalla storia, vanno dalla cultura, passando anche per i sapori, per cui dover promuovere i prodotti enogastronomici del nostro territorio è per noi un momento importante e strategico anche sotto un profilo di marketing. Lo faremo attraverso delle degustazioni di prodotti tipici con l'aiuto della Camera di Commercio che darà la possibilità di degustare sul posto le nostre tipicità, i nostri prodotti d'eccellenza, ma darà anche la possibilità di dover
vendere questi prodotti e quindi dare la possibilità ai camperisti, ai nostri ospiti, di gustare nuovamente nelle proprie case quello che avranno apprezzato della nostra terra. Io, la dottoressa Pesquizzi, una domanda altrettanto tecnico-operativa. Prossimamente, a parte questa manifestazione che già di per sé è molto importante, come diceva il consigliere Marcosano, sia per la promozione di Viterbo sia appunto per la manifestazione in sé, ci sono in programma altre iniziative? Come si sta lavorando? Diciamo di sì, ma al momento è Top top secret, non si secret. può dire. No, Esattamente, in questo meglio, momento no. però c'è qualcosa già in Sì, cantiere. no, per tutto l'anno devo dire, ho già dei progetti, quindi non Perfetto. è qui, non si finisce qua. Ecco, Grazie. io volevo domandare un pochino su, siamo diciamo un po' attori anche noi di questo, vale a dire ci sono state un po' delle iniziative che hanno preliminari, no? Che hanno un po' caratterizzato ad esempio Orte in un certo senso, ma anche altri comuni diciamo della provincia, dove c'è stato questo primo impatto diciamo dei camperisti con le varie cittadine. Ecco, io dico questo anche perché dal punto di vista professionale mi occupo anche, diciamo, in autostrada del contatto, del colloquio, dei suggerimenti soprattutto che questo tipo di target turistico riesce a dare ai vari amministratori, alle varie gestioni di enti. Perché? Perché molto spesso al camperista non sfuggono dei particolari che invece sfuggono ad un turismo che viene portato direttamente Mordi e sul fuggi. luogo, ecco, del mordi e fuggi, mentre il camperista ha la possibilità, proprio perché lascia il suo mezzo, diciamo, di trasporto, ma anche, no, il suo piccolo albergo, lo lascia fuori del centro storico e può camminare, può vedere, può osservare. Ecco, ci Certo. sono stati dei suggerimenti che i camperisti hanno dato, diciamo, ai vari, sempre a livello di suggerimento, Sì, ecco. diciamo che da questo punto di vista sono molto comunicativi, tant'è che su Facebook ne ho diverse centinaia, quindi diciamo che la comunicazione, a parte nei raduni, perché ride, è ovvio che il mio rapporto diventa diretto in quel momento, perché essendo anche l'organizzatore cerco anche di capire se hanno delle difficoltà e quindi cerco di gestire anche quelle che sono le minuzie che ovviamente non devono essere viste. Però quando si tratta del primo raduno, solitamente devo dire sono molto rilassati perché sanno per esperienza personale che tante cose non possono essere perfette proprio perché sono dei pionieri e di conseguenza bisogna soltanto andare avanti e dare la possibilità al territorio di attrezzarsi per la loro presenza. Ripeto, loro non amano stare in città, ma subito fuori, proprio perché amano l'ambiente, amano la natura, amano la tranquillità. Per cui diciamo che l'optimum si potrebbe avere soltanto nel momento in cui, cioè, il luogo sosta è attrezzato alle mura o alle porte. Tutto qui. Gaetano, Ma io facciamo. Ecco, io sono a vorrei posto. un po' di, diciamo, di curiosità riguardo, ecco, alla dottoressa Rovidotti, vale a dire, ecco, un suggerimento che si potrebbe dare ai ragazzi. Oggi si parla molto e noi, come ripeto, speriamo contro ogni speranza da questo punto di vista, delle attività appunto di promozione culturale che nel passato, purtroppo diciamolo in Italia, non sono state tanto valorizzate e non si è considerato il nostro patrimonio culturale come invece un bene da, prima di tutto, far conoscere a tutti, a tutte le strade del territorio, della popolazione, soprattutto ai giovani, ma proprio come attività professionali che possono, insieme, ecco, all'artigianato, insieme alla produzione, eccetera, essere anche una prospettiva di lavoro. Allora, diciamo che già in questo, per esempio, Archeotuscia si sta muovendo da anni e soprattutto cercando di avvicinare i ragazzi dalle scuole, quindi mettendosi direttamente in contatto con le scuole, con i dirigenti scolastici, cercando di portare quindi tutti i livelli, dalle elementari, quindi alle medie, ma anche alle superiori, di avvicinare i ragazzi a quelli che sono i monumenti e i musei della città o comunque le bellezze della città. Quindi essenzialmente iniziare
iniziare da lì. Quindi il lavoro di Archeo Tuscia o anche diciamo mio o di altre persone come guide è proprio questo, di avvicinare le persone di tutte le età, dai più piccoli appunto ai più grandi, più giovani, meno giovani, a quelle che sono la storia poi del territorio, quindi non soltanto per i turisti stranieri o i turisti quindi di altre zone, ma soprattutto anche per i viterbesi, affinché possano conoscere il loro patrimonio. E quindi per le finalità del lavoro speriamo di poter incentivare in questi giovani non soltanto l'amore per il territorio, ma anche che possano diventare anche loro insomma degli appassionati dal punto di vista culturale e archeologico e storico-artistico. Bene, grazie. Grazie. Dottoressa Bisquizzi, l'agricoltura a chilometri zero, che cosa ne pensa, che è quello che è il suo lavoro? Allora, nel mio lavoro diciamo che una delle parti fondamentali, non solo la cultura che è la parte di, in questo caso di Archeo Tuscia, ma anche quella degli agricoltori che possono vendere direttamente i loro prodotti ai campieristi, proprio chilometro zero, perché si valorizza proprio il territorio in tutti i suoi elementi e questo è uno di quelli fondamentali. C'è uno scambio direi naturale, ecco, naturale, perché ovviamente come diceva prima l'assessore è fondamentale far anche la cultura del gusto del territorio, è per questo che viene valorizzato ogni qualvolta si fa un progetto del genere. Ecco, anche a livello diciamo adesso organizzativo, vogliamo spendere qualcosa riguardo alla descrizione di questo agricampeggio che dovrebbe un po' costituire di Viterbo, potrebbe essere anche un po', non dico un primo passo anche verso la creazione di altre strutture diciamo a carattere provinciale, a carattere un po' più strategico come devo posizione. Dire che è straordinariamente notevole come agricampeggio, perché è in mezzo a un uliveto intanto, quindi silenzio, tranquillità, e poi non c'è asfalto e né cemento, quindi anche un impatto ambientale piuttosto morbido, è costruito in bioedilizia, ci sono i pannelli fotovoltaici, quindi nulla da ridire, devo dire che è un esempio. Esemplare, ecco, l'agricampeggio paliano è un agricampeggio esemplare. Da riprodurre se possibile. Devo dire di sì, è da prendere come esempio nei comuni, proprio perché è quella la caratteristica che il camperista va cercando nel suo viaggiare, perché viaggia e sosta in un luogo naturale, proprio naturale. Benissimo. Ecco, consigliere Marcosano, ecco un po' una domanda di politica generale, anche se abbiamo trattato no, questi elementi un po' ecco, di costruzione, di bioedilizia, eccetera. Io credo che la provincia di Viterbo, non perché ci abitiamo e la amiamo un po' tutti, possa essere anche un po' da apripista in questo, cioè possa costituire un laboratorio per dare un ambiente diciamo a misura d'uomo sia per gli abitanti e sia anche per i turisti. Beh, quasi se fosse il contrario, proprio perché le bellezze del nostro territorio passano attraverso un valore eccellente di quello che è l'ambiente circostante e di quello che è il verde. Siamo praticamente un capoluogo di provincia, siamo una provincia dove insistono due laghi importanti, dove esistono delle colline importanti, abbiamo una costa importante e quindi guai a non rispettare queste bellezze naturali delle quali disponiamo. E allora il rispetto per la natura e quindi la sostenibilità anche della bioedilizia ha sicuramente un valore ed un'attenzione particolare che la politica deve porre in essere. Bene, ecco anche una domanda anche un po' generale sul discorso della viabilità e del traffico. E soprattutto nei giorni diciamo di festa chiaramente Viterbo si manifesta in un modo no, molto più a misura d'uomo. Ecco, misure particolari per far sì da una parte di evitare diciamo che anche si formino un po' no, un traffico un po' caotico. Queste erano anche un po' le osservazioni che venivano no, dai turisti che hanno partecipato. Ecco, misure un po' dirette anche a decongestionare un pochino il traffico che insiste, ecco, fuori le mura tutto sommato, perché poi certo, sì, beh, è il nostro ruolo, noi ci siamo messi a disposizione con gli organizzatori proprio per
poter rendere fruibile al meglio la nostra città in questi 2 weekend. Quindi la polizia locale, l'amministrazione attraverso la polizia locale sta predisponendo tutta una serie di servizi di vieti di sosta, per esempio nel piazzale antistante alla questura, perché lì insiste comunque un impianto di scarico delle acque dei camper. Ovviamente sarà off limits alle auto, parte del centro storico, proprio perché vorremmo creare questo tipo di accoglienza tenendo conto anche dell'aspetto importante della viabilità stradale della nostra città, che è una città medievale, per cui pensata tanti anni fa, quando non esistevano le macchine, ma magari i cavalli e piccoli carri, no? Oggi ovviamente la nostra città è inadeguata rispetto al progresso e quindi dobbiamo cercare di valorizzare queste strutture, questi quartieri, anche attraverso una chiusura alle auto, compatibilmente con quelle che sono anche le esigenze degli operatori e dei residenti del centro storico. Però ovviamente l'amministrazione sta pianificando una serie di interventi proprio per questa manifestazione. Bene, io vorrei una battuta lampo sull'ultimo concetto che ha espresso il consigliere. Devo dare atto all'amministrazione che la chiusura del centro storico negli ultimi tempi è stata promossa, per esempio di Piazza del Gesù, che comunque è chiusa alle auto. Ci sono stati alcuni problemi talvolta, però l'amministrazione mi sembra che si sta muovendo in quella Ci direzione. stiamo muovendo in questa direzione e secondo me la chiusura del centro storico, come avviene in altre città simili alla nostra, anche del centro Italia, avverrà sicuramente nel momento in cui noi riusciremo a compiere quella grande opera a Valle Faul di collegamento di quel grande parcheggio dalla Valle di Faul con il centro storico attraverso degli ascensori e attraverso dei tapis roulant. I lavori sarebbero dovuti partire proprio entro la fine di questo mese, ma la neve ha sconvolto un po' i piani dell'amministrazione, tant'è che quell'area, proprio oggi abbiamo avuto diciamo così, la conferma del dirigente dei lavori pubblici, sarà messa a disposizione dei camperisti proprio per il punto di arrivo proprio a Viterbo, quindi noi accoglieremo i camperisti e faremo diciamo, le registrazioni proprio a Valle Faul. Fino a qualche tempo fa non eravamo certi di poterli ospitare a Valle Faul proprio perché sono prossimi i lavori di riqualificazione di tutta la valle con il collegamento degli ascensori. E quindi torno a bomba sulla domanda. Non appena noi disporremo di un ulteriore importante parcheggio all'interno delle mura di Viterbo, io credo che sarà più che naturale una, come dire, graduale chiusura del centro storico e ridare ai turisti, ma anche ai viterbesi, la possibilità di vivere i nostri meravigliosi quartieri medievali così come li vivevano tanti anni fa i nostri avi. Bene, ecco, noi concludiamo, ricordiamo allora gli appuntamenti che sono 20, lo vuole Dal, ricordare sì, la dottoressa Piscuzzi? grazie. E dal 24 al 26, quindi 24, 25 e 26 di febbraio, 2, 3 e 4 marzo. Con il programma che sarà una sorpresa, no? Ci saranno delle sorprese, Sì. però tracciarlo adesso mi sembra, insomma, No, prematuro. Bene. Magari anche sia i cittadini di Viterbo e sia, diciamo, anche che coloro che della provincia si dovessero trovare, troveranno, no, a sì, Viterbo troveranno in quei diverse giorni cose, sì. delle iniziative particolari. Grazie, noi ringraziamo gli Grazie. ospiti come sempre. Se mi permette, Grazie a Stefano, una voi. battuta: la Prego. settimana scorsa in piena neve, molti di lettori di newduscia.it, che poi noi li trasmettiamo ormai si sa su newduscia di vole, i TG Magazine, infatti, i commenti si sono complimentati anche con te per Grazie, il grazie. lavoro fatto anche in piena emergenza neve, comunque non ci si è fermati, quindi Noi ti ringraziamo porto queste informazioni. e cerchiamo, ecco, un po' di corrispondere come sempre, no, alle esigenze dei cittadini. Grazie ancora e a risentirci, arrivederci la prossima settimana. Un caro saluto a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.